Ciao a tutti i guerrieri del gaming, oggi su Minecraft costruirò il portale del Nether e vi mostrerò la mia nuova skin. Riuscirò ad iniziare la mia avventura nel Nether? Restate con me per scoprirlo! Ok, come vedete la mia skin è andata, cioè adesso vi faccio vedere. Aspettate che tiro via tutto l'arsenale. Vado là, tanto devo dormire. Che sta arrivando notte, adesso vi faccio vedere. Allora, ecco, c'è spina, butterò tutti gli item qua, farvi vedere. Vedete? La mia skin non c'è più, quindi utilizzerò quella di Steve classica. Quella skin lì l'avevo creata io, però purtroppo per sbaglio l'ho cancellata. Stavo modificando la skin, stavo facendo qualcosa riguardante la skin e all'improvviso per sbaglio ho schiacciato elimina, buono, skin persa, potrei rifarla, né, però tengo Steve che alla fine Steve va bene come skin. Ok, allora io adesso volevo andare un attimo, te cosa ci fai qua dentro? E certo, poi hanno preso la mia casa in modo abusivo. Tanto muoiono. Ok, non c'è più l'elmetto. L'unico che mi preoccupa è il creeper. Ok, sto spawnando troppi mob qua vicino. Ok, creeper morto. Adesso facciamo fuori lo scheletro. Ok, muore anche te ragno. Ma torce non ce le ho, no, non ho le torce. Ecco perché sono spawnato. Che giustamente non ho piazzato. Quanti archi c'ho? Non ho piazzato le torce. Dovrei piazzarle, vabbè. Comunque, volevo andare qua nel villaggio. Tanto vi ricordo ci sono i golem di neve. Allora, quelle stanze qua, una volevo tenerla per il portale del Nether, ok? Quindi penso questa qua, la più vicina, così è metà tra la mia casa e il villaggio. Quindi questa qua sarà la zona del Nether. Quindi dovrò decidere dove mettere il portale, ma penso qua in mezzo. Anzi, lo faccio subito. Vado a prendere i blocchi di ossidiana, così creo il portale. Ferro non ce l'ho neanche, quindi non, cioè, riuscirò a prendere la netherrack per fare la stanza del portale. Allora, servono i blocchi di ossidiana prima di tutto. Avete visto, ho caricato due video di FC25, perché secondo me è tanta roba quel gioco. E ho già fatto le partite, adesso comunque ne ho fatte altre partite dove non ho fatto i video. Così da poter settimana prossima portare venerdì, sabato e domenica, fare il Food Champions, quindi portarvi Food Champions venerdì, sabato e domenica. Quindi magari caricherò un video anche di mezz'ora, faccio magari 2-3 partite, dipende quanto durano le partite a FC25. Allora il portale direi di farlo così. Teniamolo alzato, quindi c'è la terra. Qua può andare bene. Al portale così. Adesso se qua metto gli scalini, che c'ho, no, non c'ho neanche gli scalini, potrei farla con gli scalini oppure così a terra. Cioè piazzare il blocco a terra, io entro e esco dal portale. Cosa che potrei fare e cosa che mi sa che farò. Quindi devo spaccare giù tutto. Allora, pala, non c'è proprio niente, dovrei andare a prendere delle risorse, ma non c'è proprio niente. Ah, quindi sarebbe così. Ciao Enderman, ci vai qua. Ecco. La fine al portale sarebbe così. È anche una cosa un po' più scenografica. Quindi facciamo 1, 2. Adesso spero di far giusto. Sì, è giusto.
Al massimo non funziona e lasceremo qua finché non troveremo il diamante. Adesso, ecco. Se devo tornare, anzi no. Sì, devo tornare alla base. Perché senza l'acciarino non posso accendere il portale, a meno che utilizzo metodi con la lava così, ma non c'è neanche col secchio di lava, quindi mi conviene solamente tornare là. Ecco. Poi uscirà Black Ops 6 tra un mese, circa, un mese un po' di più. Porterò quello di gioco dove c'era tanta roba da fare, quindi campagna, multiplayer, dove c'è l'acciarino. Bene, non c'è bene anche l'acciarino. No, ma c'è. Ho capito, niente, lo faccio su, che faccio prima. Stavo dicendo COD, che uscirà fine ottobre. Porterò appunto multiplayer, la campagna, ovviamente la campagna sarà una serie provvisoria, ovviamente limitata, invece multiplayer no, Warzone e zombie. Ovviamente io multiplayer punto a fare la mimetica, quindi la, non so se era, se non ricordo il nome della mimetica, su MV c'era la Damasco che ho completato, ecco. Vabbè, comunque tornando a Minecraft, parlerò di Minecraft, non parlo di COD. Questo portale. Adesso non c'ho cibo, non c'ho niente, io entro lo stesso perché tanto sarò fortunato. Segnatevi sta cosa. C'è anche l'elmetto, trovo un piglio e mi uccide. Ci vediamo. Spono, morirò subito. Ecco. Adesso metto subito un elmetto perché se sono i pigli, se non mi vedrò con l'elmetto, diventano matti. Allora, volevo andare a esplorare un attimo. A parte che non c'era anche l'oro. Allora, mi serviva la Netherrack prima di tutto. Vado a portare qua sotto, ci sono i pigli. Con i pigli possiamo fare scambi, quindi posso trovare qualcosa di decente, quindi se ci colpiscono. No, cioè se lo metto in oro non mi fa niente. Ok. Allora, andare a scavare un po' di Netherrack. Anche col piccone in pietra, così spianavo già tutto la stanza del Nether. Ovviamente metto dei cartelli del formicaio perché altrimenti non si capisce più niente dove è una cosa, dove l'altra. Che è quasi uno stack. Penso che uno stack mi basti. Ok, vado a prendere anche un po' di quarzo, che qua tanto ce n'è in abbondanza. Ok, devo ricordarmi dove portare, se no non torno più indietro nel Nether, c'è anche piccone con ferro. Il quarzo che dà tantissima esperienza, penso che se sia rimasto come prima, il quarzo è il materiale che dà più esperienza quando ho scavato. Dovrei fare dei ponti con la terra. Ok, torno indietro. Tra l'altro ho finito anche il cibo. Ma a parte, vabbè, posso fare sul pane volendo, senza problemi. Adesso torno ancora alla base. Sto facendo avanti e indietro la base non so quante volte. No, qua. Qua si va al villaggio.
giustamente mi serve una pala. Non posso scavare tutta la terra lì a mano, però ci metterò troppo. Qua crafting table. C'è neanche la pietra. Non c'ho proprio più niente, ho finito tutto. C'è un po' di parkour. Crafting table. Pala, via. Così vado a finire la stanza del Nether. Ecco, adesso qua faccio tutto di Netherrack. Ovviamente dopo metterò qualche blocco di quarzo in giro per, diciamo, rendere la cosa più scenografica. Ok, mancano ancora, mi sa, due o tre stack di Netherrack, perché ho qua in mano tre stack di terra. Tra l'altro ho spawnato anche un pigme, quindi non colpiamolo, sennò pigme ci assalteranno nel portale. Chiudo la porta, che tanto in teoria il villager non dovrebbe colpirli e non dovrebbe neanche aprire le porte, cioè lì si fa i fatti suoi, basta. In teoria, in pratica non si sa, no, sì, però così. Allora, volevo scavare un po' di cobblestone e buttarvi un po' di terra. Cioè, non volevo buttarla via perché la terra mi può servire per fare dei ponti nel Nether. Che lui tanti con le stacche, davvero. Ma vado a prendere spacco con la quercia lì che ci metto poco tempo, anzi. Vedete qua, va bene. Butto via un arco che tanto non so quanti ne avrò lì. Ok. Faccio su un po' di stick. 32. Scavo un po' di cobblestone. Faccio su un piccone. Questo qua tanto si rompe. Ah, ecco, ho sbagliato. Cioè, mi ero dimenticato, devo farsi un'altra cesta invece che oltre al piccone. Vabbè, scaverò ancora qua la quercia che va bene. Che butterò via con la terra qua, che tanto là non so quanti stack c'ho là, davvero. Ci avrò là un, due, tre stack da tirare su di terra, sicuramente. Che posso farlo anche qua. Ok. Chest. Una chest, penso che vada bene. Metto dentro tutta la terra, sabbia, cose varie. Quarzo potrebbe servirmi dopo. Paladine che non mi servono, vetro non mi serve, fornaci non mi serve, questo non mi serve, che è buona. Faccio su un paio di, ah, faccio su una spada e due picconi. Torce, sì, posso farle, 32, buona. Che vado subito a raccogliere la terra. Nel Nether, se trovo la fortezza, può servirmi fare il ponte con la terra o qualsiasi materiale c'è, cioè in abbondanza. Terra, che tanto è inutile, a parte per le coltivazioni. Che ritorniamo nel Nether. Che poi, tra l'altro, ho bisogno di trovare la fortezza perché se i pigli mi danno le bacchette di vampa, ok, quindi quelle che droppano i blaze,
E ho l'Ender, però uccidendo gli Enderman lì sono a posto. Posso trovare il portale senza problemi. Ma questa è Netherrack. Sì, questo qua vicino al portale a scavare. Devo tirare su almeno 2-3 stack per essere sicuro di completare la stanza del formicaio. Bene, molto bene. Però, aspetta. Facciamo le cose così. E dopo cado, perdo tutto il loot. Tiro su anche un po' di quarzo. Però prima tiro sulla netherrack. Cosa che mi serve. Che in teoria con 3 stack di netherrack e un paio di quarzo dovrei riuscire a completare il piglin, completare la stanza del portale, tanto il portale l'ho già fatto. Ok, bene, si è messo anche a piovere. Sì, dovrebbero bastarmi e mi sa anche avanzarmi. 3 stack. Ok, ho finito di spianeggiare, adesso volevo far su dei blocchi di quarzo a mettere ai due angoli che alla fine qua non si vedono del portale. Dai, faccio su una crafting table, se no devo tornare là. Ok, dove dovrebbero stare? Già un po' più scenografica, no, la stanza così. Ok, qua volevo chiudere, a parte che posso chiudere anche con legno. Perfetto. Ecco, no, così è una cosa un po' più scenografica. Ok. Adesso qua magari volevo accendere, il problema è che si accendo. Ah, non smette di piovere. Ok. Se faccio qua prende il fuoco sicuramente. Quindi spegniamo un attimo il fuoco. Adesso tiro via questa. Adesso vado a vedere se devo dormire perché mi sa che è già notte. Però non sono spawnati i mob, quindi presumo che non sia notte. Ah, invece sì, è notte. Vedete, come vedete ho tantissima terra. Mettervi un paio di materiali perché ne ho qua davvero tanti. Devo far su dei blocchi. No. Teniamo così 64. Anzi, mi sa che conviene far sui blocchi invece. 8 e 2 c'è il pane. Il cibo mi serve sempre, anzi, faccio fuori subito. Faccio il vetro. Ah, le costrette, eccole qua. Poi vediamo cosa posso mettere via. Armatura così è andata, aspetto che si rompe. Frecce non mi servono, con lo scalino qua possiamo anche piazzarlo.
blocco di ossidiana via, terra via, qua mi libero di tutta la terra che c'ho, scalino qua si può piazzare qua, le porte non posso piazzarle, piazziamo tutta la roba che è singola qua dietro, tanto è una catapecchia questa. Allora, questo via, il grano possiamo metterlo via, insieme alle ossa sì. Ok, dai, direi di lasciare tutto così che tanto è tutto pieno. Ho svuotato l'inventario. Ok, può andare bene così. Prima di tutto metto un po' di torce, che sennò spawnano i mob. Qua blocco di terra. Allora, visto che c'è ancora un po' i picconi integri, voglio entrare nel Nether e fare una specie di, diciamo, allargare le cose. O almeno cercare di intrappolare due piglin, così posso fare gli scambi. Adesso vediamo. Fare, diciamo, una specie di casetta dei piglin, dove vado dentro, droppo l'oro. Quelli qua sarà un'impresa a catturarli, che si muovono ovunque. Ma sono in tanti, perché sono in tanti i piglin? Farla magari qua. Sarà attento a non colpirli. Copri un piccone finito. Adesso devo riuscire a intrappolarli. Senza subire danno. Ok, un intrappolato. Dai, vai dentro. Stai zitto, comando io. Ecco anche te. No, no, te dove vai? Te devi venire là. Ok. Cosa vuoi? Vai dentro. Ok. Tre intrappolati. Non uscite più da qua. Ok. Problema a portarla a questo. Sì, devi andarla, hai già capito. Ok, tanto tre dovrebbero bastare di piglin catturati. Ok. Sta avvicinando un piglin. Catturo subito. Ok, 4 catturati e solo fare una specie di roba del genere. Tanto sono dentro, loro non possono uscire, quindi io sono a posto. Stare attento solamente a non colpirli. Qua fare una cosa così. Ecco. Perfetto. Così io posso dare loro e loro dovrebbero darmi qualsiasi cosa. Basta che non sia roba che non utilizzo. Voi dovete rimanere qua, qua comando io. Siete il re dei pigli. E solo fare una prova, uscire dal Nether e rientrare per vedere se rimanevano lì. Ma penso di sì. Che diciamo ho visto fare sta cosa in altri video. Adesso vediamo.
Mi auguro che siano rimasti lì, perché sono rimasti lì, ho una farm di oggetti a caso. Io droppo qualsiasi cosa, una pepita d'oro, un blocco d'oro, un lingotto d'oro. Loro mi scambiano le cose. Sì, esatto. Sono qua, quattro piglin. Vabbè, se riesco ne catturerò altri, però già quattro vanno già bene, con la cialba destra. Ecco, devo ricordarmi sempre di avere l'elmetto dorato, qualsiasi cosa d'oro addosso o in mano, perché sennò mi tritano. Sguardo vuoto. Tra l'altro devo anche andare a uccidere il Warden, che può dar fastidio. Adesso esco dal Nether. Bene, direi di finire qui il video. Missione compiuta. Il Nether è pronto per essere esplorato e vi ho mostrato la mia nuova skin in gioco. Se vi è piaciuto questo episodio, non perdetevi il prossimo episodio della serie di Minecraft. Iscrivetevi e lasciate un mi piace se volete vedere continuare l'avventura su Minecraft. Alla prossima, guerrieri del gaming!